Assalamu alaikum jamian wa rahmatullahi wa barakatuh. Che la pace sia con tutti voi. Benvenuti in questa ultima notte, in questo programma particolare, speciale, anche per quest'anno. Il santo mese di Ramadan giunge quasi al termine. Anche per quest'anno, inshallah, se siamo stati sinceri con noi stessi, se siamo stati sinceri con Dio l'Altissimo, nei confronti di Dio l'Altissimo, nel chiedere il perdono a Dio l'Altissimo, ad Allah subhanahu wa ta'ala, usciamo da questo mese puliti, usciamo da questo mese nuovi, come nuove persone. L'anima pulita, il corpo pulito, il giorno di Eid al-Fitr è un giorno di festa. Salam alaikum, il mio nome è Ali Hamza, vengo da Napoli. Sono venuto qui all'associazione Almadi per partecipare alle manifestazioni di Ramadan. Sono le prime volte che vengo qui e devo dire che mi sono trovato molto a mio agio, mi trovo molto bene, quasi quasi prendo casa a Roma. Mashallah. Spero di poter essere sempre un migliore musulmano, tutti i giorni. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sono Abbas Di Palma, membro e presidente dell'associazione islamica Imam Mahdi. Siamo qui a Roma questa notte, la notte di Qadr, la notte del destino, qui riuniti con un programma speciale che durerà fino a domattina, quindi sarà un programma molto intenso, soprattutto dal punto di vista spirituale, perché i credenti sono qui riuniti per migliorare se stessi e per elevarsi spiritualmente. Abbiamo tenuto il programma ogni sera durante le notti del santo mese benedetto di Ramadan e continueremo a farlo fino al giorno di Eid, della festa della rottura del digiuno, qui a Roma, come testimonianza spirituale e religiosa dei musulmani in questo paese e nell'intero globo, inshallah, se Dio vuole.